Sono Enzo Cucco, presidente dell'Associazione Radicati e Spiriti e dichiaro aperto ufficialmente l'11° congresso. Benvenute e benvenuti a tutti. Facciamo prima la parte un po' così formale. Dobbiamo prendere in esame e approvare sia l'ordine dei lavori che il regolamento dei congressi. Sono in distribuzione entrambi i documenti lì al tavolo, con una piccola eccezione rispetto all'emendamento, alla correzione che ieri la direzione ha fatto rispetto al regolamento. Una cosa molto semplice, e più che altro la parola al segretario dell'associazione, è una questione molto semplice, è la correzione di un errore materiale, diciamo, tra l'ordine dei lavori e il regolamento. Quando parliamo della presentazione delle mozioni e degli emendamenti che necessitano di un certo numero di iscritti che firmano ciascuna proposta, l'abbiamo preso come punto di riferimento per stabilire il quorum dei firmatari i registrati alle 20 di oggi. Dunque alle 20 di oggi noi comunicheremo quanti congressisti iscritti si sono accreditati e in base a quel numero calcoleremo le firme necessarie per mozioni, eccetera, eccetera. Poi, sempre per la presentazione dei documenti, è previsto che per le raccomandazioni ciascuna raccomandazione possa essere presentata da un congressista che può a sua volta presentare una sola raccomandazione. Sono un po' incantato, ce l'hai fatta. Allora, io direi che se siete d'accordo metterei in votazione entrambi i documenti insieme, se no facciamo delle votazioni separate come si fa, ma non vedo particolari problemi, quindi possiamo mettere in votazione insieme. Vi prego però di farmi vedere il vostro cartellino verde per la votazione, perché la votazione deve essere palese e deve essere contata o contabile. Quindi chi è d'accordo alla proposta presentata di ordine dei lavori e di regolamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grazie. Chi è contro? Nessuno? Chi a favore? Chi si astiene? Si astiene nessuno. Quindi i documenti sono passati. L'ho detto ieri, ma lo ridico anche stamattina in apertura, visto che siamo ospiti di Radicali Italiani e come sempre c'è il presente Radio Radicale che registra e manda in onda i lavori del nostro congresso, ringraziamo entrambi perché sono due per noi aiuti preziosi per quanto riguarda la nostra attività. Per il resto io comincerei il nostro congresso con la relazione del tesoriere e la relazione del segretario. Parla prima il tesoriere. Dario, a te la parola. Buongiorno a tutti e a tutte, e cerco di andare veloce perché siamo in ritardo pazzesco. Manca come cominciate, siamo già in ritardo. Comunque, partendo col bilancio che verrà poi votato successivamente, che potete vedere. Allora, rispetto all'anno scorso, in cui nel nostro direttivo pre-congressuale si paventava una situazione di chiusura dell'associazione, abbandono della nave, distruzione di tutti i documenti presenti anche nella memoria storica. Devo dire che questo è stato un anno tranquillo, anche e soprattutto dal punto di vista dei conti, che sono andati bene. Siamo un'associazione che è in salute, da diversi punti di vista, che è riuscita a fare un anno di transizione, perché quell'estate, dopo il congresso dell'anno scorso a Torino, molto bene, nel senso che rispetto a quelle che erano le prospettive di partenza siamo riusciti a tenere botta, a evitare tracolli dal punto di vista degli iscritti, dell'autofinanziamento e anche delle azioni politiche,
e siamo riusciti anzi ad arrivare alla fine dell'anno con un bilancio che ritengo essere migliore dell'anno scorso. Andando per grandi numeri, come potete vedere, l'avanzo che abbiamo comprato quest'anno è più alto di quello dell'anno scorso. Parliamo di se mi riesce a spostare un attimo per questa cosa. C'è un pezzo di salta. Scusate, è bello da dire. Tenete presente però che una buona fetta di questi soldi deriva da una sentenza che c'è stata favorevole, quella contro le suore del Sacro Cuore di Paolo, mi sembra, se mi ricordo male, però non sono ancora soldi che abbiamo in disponibilità effettiva perché la sentenza è stata portata in appello e quindi dobbiamo aspettare che si pronunci anche il giudice, per sapere se possiamo effettivamente avere disponibilità di questi soldi. In questo momento sono comunque sul nostro. Si può andare a tutto. Il conto economico, come potete vedere, è una nota molto positiva l'autofinanziamento rispetto al 2016 che aveva avviato. Parliamo, siamo a 8.200 euro quest'anno contro i 4.900 dell'anno scorso. Vuol dire che non abbiamo perso iscritti, siamo stati in grado di intercettare anche diversi canali di donazioni. Bene, siamo riusciti anche a portare avanti diverse iniziative. Le più importanti sono state il conflitto su Israele, l'iniziativa sulla Cecenia, e il nostro congresso che non vedete adesso negli oneri per il 2017, ma che posso dirvi sono stimati intorno ai 3.000 euro. Fatti i dovuti calcoli rispetto anche agli anni scorsi, quest'anno abbiamo speso un po' di più per il congresso, abbiamo risparmiato sulla sede congressuale, ma abbiamo avuto più ospiti dall'estero, quindi questo ha fatto leggermente lievitare i conti. Ma non abbiamo avuto grossi, non siamo andati in difficoltà economica per questo, anche perché siamo riusciti, come potete vedere nei proventi, a coprire le spese per gli eventi, specialmente per l'evento di Israele, perché abbiamo avuto un ritorno quasi totale. Poi altri contributi sono per noi tutti i soldi che abbiamo avuto per il rimborso dell'evento su Israele e come vi dicevo la sentenza del Sacro Cuore avete gli 8.500 euro per le sopravvenienze attive che purtroppo non possiamo ancora considerare questa piena disponibilità. Come vi dicevo, tutta la parete più alta dell'anno scorso, quindi siamo un'associazione che quest'anno è cresciuta. E vi do anche alcuni dati su quelli che sono i dati sugli iscritti, i sostenitori e un po' come sono andati i canali di finanziamento. Gli iscritti per quest'anno non ho dato reale finale perché sono arrivate alcune iscrizioni in questi giorni che hanno un po' sballato i conti, però parliamo di circa un centinaio di iscritti, 101, 102, 103. Non è gente che si è disiscritta o avuto indietro i soldi dell'iscrizione. Sono più degli iscritti degli ultimi due anni, se non consideriamo le iscrizioni a pacchetto, che fino all'anno scorso era una quota molto considerevole del numero degli iscritti a certi diritti, che da quest'anno sono dovuti a mancare, ma abbiamo comunque tenuto botta rispetto agli ultimi due anni. L'autofinanziamento è stato in crescita e la media delle donazioni quest'anno, cioè delle iscrizioni e donazioni, quindi la media dei contributi individuali dell'associazione, è stata la più alta dal 2011, quest'anno la contribuzione media è stata di 56 euro ed è la seconda più elevata rispetto a quella del 2011 che era di 61 euro a persona. Come dicevo, gli iscritti, l'autofinanziamento è andato bene, per i 1.200 euro, è andato bene anche rispetto agli ultimi due anni, anche tre anni in realtà, sempre non considerando le iscrizioni a pacchetto, che ci davano una
purtroppo invece per quello che riguarda ancora dei sostenitori, le persone che nel corso del 2017 hanno fatto una donazione o si sono iscritte a certi diritti, siamo al numero più basso dell'associazione in questo momento. Siamo a 123 persone, che è il numero più basso che siamo mai stato registrato. Non lo vedo come un problema insanabile, nel senso che quest'anno, soprattutto con alcune campagne specifiche, tra cui quelle sulla Cecenia, abbiamo dimostrato di sapere intercettare anche le donazioni e non soltanto le iscrizioni, e alla luce di quelli che sono i progetti per le prossime anni, di cui parleremo anche nel corso di questo congresso, e principalmente la campagna su Intersex e il progetto di legge sulla prostituzione, nonché, come è stato detto nella giornata di ieri, quelle che saranno le prossime cause pilota, quindi i nostri impegni dal punto di vista giuridico, credo che potremo riprendere in mano questo numero e farlo crescere per il prossimo anno. Da questo punto ti dico anche una mia impressione, che per il tipo di associazione che siamo e che stiamo diventando, anche rispetto a quello che ci siamo detti l'anno scorso nella riunione pre-congressuale del direttivo, cioè del fatto che siamo sempre di più un'associazione di alcune persone specializzate che lavorano su temi, forse è il caso nei prossimi anni cercare di lavorare il più possibile sulle donazioni più che sulle iscrizioni, nel senso che noi non garantiamo una vita associativa particolarmente attiva ai nostri iscritti, nel senso che non ci sono gruppi di iniziativa locale, non ci sono attivazioni specifiche da parte degli iscritti, ma possiamo secondo me crescere dal punto di vista delle donazioni sui temi, che quest'anno secondo me ha dimostrato di poterci dare una mano. Sul canale di donazione preferito, le poste hanno registrato una sconfitta cocente da questo punto di vista, perché circa una decina di iscrizioni ci sono pervenute tramite posta, mentre quasi tutte sono pervenute tramite il conto di PayPal. Conto di PayPal che per noi ha qualche nero economico, perché perdiamo un po' di soldi per un'iscrizione che riceviamo. Parliamo di cifre abbastanza irrisorie, che quindi non vanno a pesare sul bilancio finale, ma per darvi un esempio, su 50 euro di iscrizione che riceviamo tramite PayPal, 2 vengono tenuti per commissione. 2 euro? 2 euro. Sì, una cifra che non è piccolissima, però non è neanche insopportabile. Le regioni che ci danno più iscritti e sostenitori sono, come era prevedibile, Lombardia e Lazio, con una netta prevalenza da parte dei Lombardi, sono 36 contro 18, grandissimi numeri. La Toscana è terza con 12, ed è l'unica che va in doppia cifra. Tenete anche presente che, per come è fatto il nostro database, 15 dei nostri iscritti o sostenitori non sono collocabili regionalmente, nel senso che quando fanno l'iscrizione tra i dati non abbiamo la provenienza regionale, la residenza e neanche l'età. Sulle fasce di età, la fascia di età in cui abbiamo gli iscritti è quella dai 41 ai 60 anni, con 46 iscritti totali, seguita da quella da 26 ai 40, che sono 18 iscritti totali. E poi c'è quella da 61 a 80, che sono 20 iscritti. Sui giovani continuiamo ad avere delle grosse difficoltà, perché la fascia d'età che va dai 18 ai 25 anni conta solamente 3 iscritti quest'anno. 26 degli iscritti o sostenitori sono tra quelli di cui non riusciamo ad avere dati in anagrafica, perché quando compilano il modulo e evitano di mettere alcuni dati, oppure hanno fatto delle donazioni tramite portante senza dare poi i dati effettivi, quindi rimane un piccolo buco. In definitiva, vi dico che al di là del dato sui sostenitori, come vi ho detto, è il più basso degli ultimi anni, i dati sono dati che vedo positivi, e visto il lavoro che è stato fatto quest'anno, cioè in un anno di transizione, di assestamento, cui siamo riusciti a, cioè, almeno secondo me, a porre le basi per poter lavorare bene il prossimo anno anche su tematiche che erano lungamente in sospeso all'interno dell'associazione, credo che nei prossimi anni ci sia la possibilità di crescere anche dal punto di vista economico e pensare a fare iniziative sempre più poderose sia dal punto di vista di investimento economico che poi di ricaduta sull'esterno. Chiudo dandovi un po' di, non dati, ma quelle che sono state le mie opinioni su questo mio mandato di tesoreria. Io ho preso la carica l'anno scorso in una situazione critica, perché c'era per essere gentili, c'era il concreto rischio di non avere un tesoriere. Io non ho mai avuto competenze di questo tipo, ma ho accettato anche questa questione di responsabilità per portare avanti
movimento, e devo dire che ho evidenziato quest'anno, ho visto evidenziarsi dei miei limiti oggettivi e personali che riguardano sia dal punto di vista politico, voi sapete tutti che per la situazione radicale il ruolo del tesoriere è un po' anche politico, se non quasi pari in certe sue interpretazioni a quello del segretario, quest'anno io non ho fatto quasi per nulla questa parte. Al mio limite cioè, ha detto bene l'associazione che Leonardo sia invece estremamente politico da questo punto di vista, si è riuscito tranquillamente diciamo, a tenere il palcoscenico anche da solo. Un altro mio, molto grande, che è quella che è una mia responsabilità chiara, è il fatto che neanche quest'anno si sia riuscito a fare una campagna di iscrizioni come invece sarebbe dovuto essere anche sulla base del nostro statuto. Devo dire che per le cose che ho detto precedentemente non vedo questo come un grande problema alla fine dell'anno dal punto di vista dei conti, lo è dal punto di vista del ruolo. Vi posso dire però che durante l'anno scorso abbiamo raccolto del materiale che pensavamo già di utilizzare per una campagna di iscrizioni, che poi non è partita anche perché si sono accavallate diverse iniziative nel periodo che abbiamo individuato, e quindi non potevamo neanche operare nello stesso periodo temporale di iniziative, e abbiamo materiale che è peraltro in linea con delle attività che potremmo far partire quest'anno, quindi sono abbastanza fiducioso sul fatto che quest'anno, se che il prossimo anno radicale si riesca a far partire una campagna tesseramenti e donazioni ben fatta. Tenendo sempre presente quello che ho detto prima, cioè che credo che ci dobbiamo sempre muovere di più su delle donazioni specifiche e non tanto sulle iscrizioni, proprio per il fatto che la vita associativa all'interno del nostro movimento è abbastanza risicata. Però, diciamo però abbastanza grosso, abbiamo bisogno comunque di lavorare su quei pochi iscritti che abbiamo che abbiano voglia di fare, perché si sta evidenziando, adesso io vedo, siamo carichi e giovani, quindi si spera che riusciremo a durare ancora un po' nel tempo, però si sta evidenziando una problematica di ricambio nei ruoli di responsabilità. Si è già evidenziata l'anno scorso, quest'anno si è evidenziata ancora di più in maniera abbastanza forte, si evidenzia anche una difficoltà nel trovare persone che all'interno del direttivo vogliono prendersi dei ruoli cooperativi. Questo lo dico perché ne ho già parlato diverse volte con il segretario, l'ho già detto diverse volte in un direttivo, c'è bisogno che il nostro direttivo diventi più operativo e sia composto principalmente da persone che riescono a mettere il loro tempo a disposizione dell'associazione e non solo una presenza, diciamo, nominale, che ci fa sempre piacere perché vuol dire che c'è un attaccamento affettivo anche alla nostra associazione, ma poi dal punto di vista dell'azione politica e della gestione di tutti i giorni diventa un po' complicato. Io avrei concluso, se non ci sono questioni. Sì, allora, non si apre la discussione politica, però se ci sono delle domande puntuali sul bilancio, io le farei adesso perché così ci rispondo. Se ci vuoi dire quant'è la quota di soldi che sono già destinati per le cause pilota e se quei soldi che devono arrivare, che vediamo come durerà la causa, come suona, se saranno portati oppure no, sono già destinati al fondo oppure no. Allora, dall'anno scorso i soldi che avevamo deciso di destinare al fondo, che per chi se lo ricorda, per chi non se lo ricorda, era stato approvato 3 anni fa, direi, regolamento del fondo apposito per le cause pilota, era stata ricevuta una disponibilità di 7.000 euro dal conto di Cervini. Per quello che abbiamo sempre detto, anche i soldi della causa che adesso siamo in attesa dovrebbero essere destinati nella loro totalità al fondo. Quindi se ci andasse bene, quindi se anche alla fine tutto ci confermassero, alla fine di tutta la storia dovremmo avere circa 15.000 euro di disponibilità piena sul fondo, che ci garantisce un buon margine di manovra. Mentre invece al minimo ne abbiamo 7. Al minimo ne abbiamo 7.000 euro. Ok. E questi 7 sono nel bilancio, dentro le entrate del... Sì, sono nel bilancio, ma poi... Sì. Vedete, però sono in una parte poi si ne occuperanno toccando. Diciamo delle riserve che ne abbiamo apposta per il fondo. Tenete presente che poi quei soldi possono anche parte di quei soldi verrà anche utilizzata per la promozione stessa del fondo, quindi anche per far crescere economicamente il fondo, non soltanto aspettando di portare avanti delle cause che poi speriamo vengano vinte, quindi ci portino anche un ritorno economico, o almeno di rimborso
spese, ma anche per far crescere l'entità stessa del fondo, per poter star dietro a quante più attività possibili. Quindi anche la successione. E quindi anche la successione. Devo dire che per vedere il bicchiere mezzo pieno e non soltanto il bicchiere mezzo vuoto, il fatto che non si sia fatto la campagna di iscrizione quest'anno, ma siamo riusciti a mantenere e migliorare le dati finanziari, è positivo per il futuro, perché vuol dire che anche una minima campagna di raccolta iscrizioni non potrà che essere positiva. Non so, poi possiamo sbagliare tutto, per carità, si può sbagliare tutto, però oggettivamente è così. Se non abbiamo fatto niente per cercare iscrizioni, adesso che incominceremo. No, allora non abbiamo fatto una campagna di iscrizioni, però non è che non abbiamo fatto niente per cercare iscrizioni, cioè tutta l'attività politica di quest'anno ha avuto come nota di fondo il cercare sempre iscrizioni e donazioni, quindi è anche stato questo che ci ha permesso comunque di non avere un tracollo dal punto di vista delle iscrizioni. Questo è importante, sicuramente. Quindi questo è il dato, non è stata fatta una vera e propria campagna di tesseramento, cioè una campagna che non avesse nessun riferimento specifico politico, ma fosse tesa semplicemente al fatto di far iscrivere nuove persone o ricordare ai vecchi iscritti di iscriversi a certi eventi. Però durante tutta l'attività politica dell'anno è stato detto iscrivetevi che fate una donazione a certi eventi. Quindi la nota di fondo è sempre stata quella, ed è giusto che anche per il prossimo anno sia quella. Poi adesso dovremo vedere se riusciremo effettivamente, come ci eravamo proposti diverse volte nel corso dell'anno, a suddividere per area tematica le donazioni che ci vengono fatte, come abbiamo provato a fare per la Cecenia, quando abbiamo chiesto dei contributi proprio per finanziare il viaggio. Credo che sia un po' più complesso perché per i numeri che abbiamo noi si rischierebbe poi di andare a spacchettare in gruppi veramente ridotti le risorse che abbiamo. Però si può provare. Altre domande? Altre teorie? Sul bilancio? No. Bene, allora grazie a Dario per la sua relazione, la parola al nostro segretario. Compagni e compagni, buongiorno, consentitemi un minimo di emozione per quanto riguarda la mia prima relazione da segretario dell'associazione, relazione di un congresso che tirerà le somme sulle iniziative di quest'anno, in base agli impegni che sono stati presi nel corso del congresso di Torino dell'anno scorso, impegni che ci hanno chiesto di essere presenti sul fronte delle iniziative per la riforma del diritto di famiglia, sul fronte della tutela dei diritti umani delle persone intersessuali, sulla creazione di un dialogo istituzionale per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro sessuale e la prosecuzione dell'iniziativa già iniziata con la redazione del testo sulla gestazione per altri. E un congresso che dopo tanti anni torna a Roma, questo il congresso che ci porterà ai 10 anni della nostra associazione, torna a Roma dopo l'ultimo congresso del 2009 e lo fa in una sede radicale, lo fa nella sede di Radicali Italiani, che è stata una sede che ha visto un grande movimento nel corso di questi ultimi, tempi, per le numerose iniziative sulla partecipazione, cito iniziative di partecipazione come per esempio la raccolta firme sul referendum per l'ATAC, la raccolta firme sulla proposta di legge dello straniero, prima ancora la legalizzazione della cannabis e delle cose legali, insomma è un congresso che entra in una sede viva e lo fa, a mio avviso, con un'intenzione politica, con una prospettiva politica. Noi quest'anno abbiamo avviato delle prime forme di lavoro comune, per esempio con Radicali Italiani sul fronte della regolamentazione della prostituzione, abbiamo redatto una proposta di legge che ricalca il modello neozelandese di decriminalizzazione della prostituzione, con un occhio di riguardo per quanto riguarda la questione del sesso sicuro, dell'empowerment giuridico e legale per le persone che si prostituiscono e per dare gli strumenti per far valere i propri diritti nel campo del lavoro e per smontare quella cornice di criminalizzazione attorno al lavoro sessuale che esamineremo anche nel corso di questo congresso e lo faremo creando ulteriore
continuità tra le varie iniziative, ad esempio la prostituzione per quanto riguarda la questione tratta, che è parallela alla questione della regolamentazione, quindi della riemersione attraverso la decriminalizzazione, non può che essere affrontata attraverso le leggi sull'immigrazione, e quindi affronteremo anche un panel, grazie a Gabriella Friso, del nostro direttivo, sulla situazione in Italia per quanto riguarda per esempio i richiedenti asilo LGBT all'indomani del decreto Minniti, che trasversalmente contribuisce a creare delle situazioni liberticide per quanto riguarda molti aspetti della vita quotidiana, come tutta quella serie di norme preventive, diciamo, e in chiave securitaria, che colpiscono non solo i migranti, ma colpiscono ad esempio le persone che si prostituiscono, loro stesse, colpiscono i consumatori critici di sostanze stupefacenti. Insomma, si ritorna in un certo senso a un ordinamento che ricalca il vero motivo per cui venivano adottate le norme preventive, le misure preventive per fronteggiare appunto quello che non era conosciuto, quello che veniva temuto, comunque i vagabondi, i forestieri, le prostitute. Quindi si ricalca questo modello securitario che appunto lascia pensare a un ritorno verso modelli che purtroppo si stanno ripresentando in tutta Europa. E abbiamo anche ringraziato le Decari Italiani, che appunto ha reso possibile questo congresso, che di sicuro rappresenterà una sponda importante per quanto riguarda molte delle nostre iniziative. E abbiamo anche altri compagni di strada, come ad esempio l'associazione Luca Coscioni, con cui abbiamo avviato anche altre iniziative oltre alla questione della gestazione per altri. Associazione Luca Coscioni, che a mio avviso ha il merito di aver evidenziato nuove chiavi di lettura per quanto riguarda la politica nazionale e internazionale. Mi riferisco chiaramente alla questione del diritto alla scienza. Diritto alla scienza, battaglia tra l'altro incardinata decisivamente quest'anno con iniziative in sede ONU, Ginevra, per quanto riguarda appunto le definizioni, la codificazione di questa forma di diritto, che per forza di cose si incontra con i temi delle libertà sessuali e diventa chiave di lettura della politica globale quando guardiamo a cosa la mancanza di conoscenza, la mancanza di scienza ci sta portando. In un certo senso percorriamo queste tematiche anche nel nostro congresso. La questione delle fake news, per esempio, è una questione strettamente scientifica, perché l'informazione altro non è che un processo scientifico di osservazione, di tesi, di esposizione, che richiede appunto un approccio scientifico, che quando viene a mancare si tramuta in disinformazione, si trasforma in calpestamento dei diritti umani, si trasforma in quello che siamo stati abituati a vedere anche nel corso di quest'anno sul fronte delle iniziative transnazionali, ad esempio sulla ondata di disinformazione proveniente dalla Russia attraverso gli house organ come Russia Today, che per esempio cercano di delegittimare il lavoro delle ONG, di delegittimare o di negare delle patenti violazioni dei diritti umani come quelle di cui tanto abbiamo parlato nel corso di quest'ultimo anno in Cecenia. Il rapporto, diciamo, tra scienza e libertà sessuali è evidenziato anche dall'assenza garanzie di promozione delle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. In questo congresso parleremo di quello che viene negato, insomma, da un dibattito politico contorto, arzigogolato, che in Italia, ad esempio, con grande ritardo ci porterà ad arrivare a prime forme di sperimentazione sulla profilassi per esposizione da HIV. Parliamo di ritrovati scientifici, parliamo di strumenti che vengono, i cui benefici di fatto vengono negati da un'impostazione politica istituzionale che non permette l'accesso a questi Parleremo di intersessualità, e lo faremo con delle iniziative che sono state portate avanti nel corso dell'anno e con delle iniziative che verranno, anche sulla questione intersex,
il filo conduttore è quello della scienza, è quello della conoscenza. Noi quest'anno, poche settimane fa, siamo partiti con un'iniziativa di conoscenza, l'abbiamo fatto attraverso degli strumenti messi a disposizione dalla legge che ci permettono di arrivare a dei dati, i dati sulle nascite di persone intersex che, gestiti male, non comunicati e soprattutto raccolti in maniera inadeguata, cosa fanno? Pregiudicano la creazione di una letteratura casistica che quindi arresta il processo di innovazione scientifica, non tanto per la medicalizzazione, perché anche qui quando si parla di persone intersex si parla dei miracoli della chirurgia neonatale che riescono a costruire, ricostruire, spiantare organi genitali, quindi quelli, la scienza diventa la microchirurgia che invece è il disastro per le persone intersessuali. E quindi l'assenza di dati, l'assenza di una letteratura casistica non ci porta a creare quel progresso scientifico sul fronte medico, ma anche su quello psicologico, su quello sociologico, che invece migliori la vita delle persone intersessuali nel nostro paese. E ecco, possiamo fare una lista infinita a proposito di possibili crossover tra conoscenza e scienza e libertà sessuali. Nel corso di questo congresso parleremo anche di persone transessuali. Anche per le persone transessuali in Italia non c'è una vera letteratura casistica che ci permetta di studiare il fenomeno, di studiare gli strumenti che sono a disposizione per quanto riguarda le forme di per quanto riguarda la transizione. E nel corso della giornata di oggi, tra l'altro, avremo anche degli ospiti, come Andrea Tiziano Di Francesco di Beyond the Forensics, che parlerà dei bloccanti motalamici e quindi altri strumenti, nuovi strumenti che permettono di gestire anticipatamente la transizione di una persona con una serie di ricadute positive su quelli che per esempio sono gli interventi a cui deve sottoporsi, un miglioramento delle condizioni con cui si affronta la transizione e una ripercussione anche sulle finanze dello Stato, possiamo dire, per interventi meno costosi, interventi più facili e soprattutto interventi che giovano alla persona interessata. E quindi è stato un anno di iniziative, abbiamo citato su Intersex la questione dell'accesso agli atti, ma nel corso della giornata di oggi, subito dopo le relazioni, ci seguirà il panel tematico che affronterà anche la questione dell'immagine dell'iniziativa che stiamo per portare avanti nel corso di quest'anno, che è una prima campagna nazionale attraverso strumenti video, social, di sensibilizzazione nei confronti della comunità medica e nei confronti dei genitori, potenziali genitori di persone intersessuali. È una campagna di cui ci parlerà chiaramente il nostro Alessandro Comeni che sta seguendo la questione. E quindi è stato, ecco, l'anno in cui abbiamo tirato le somme su vari fronti. Io aggiungo che è stato anche l'anno in cui siamo stati orgogliosi di quello che ha fatto un nostro iscritto, di quello che ha fatto una persona che ci segue, che è con noi dall'inizio della storia di certi diritti, una persona che fa parte del nostro direttivo e che anche quest'anno ha animato l'iniziativa dell'associazione, e mi riferisco a quanto ha fatto Yuri Guagliana quest'anno con l'azione molto nota, insomma, che è passata agli onori delle cronache per quanto riguarda il suo fermo in Russia mentre consegnava le firme raccolte da All Out per la questione cecena. È stata quindi sul fronte internazionale anche l'occasione per certi diritti di continuare un lavoro che da anni segue di sensibilizzazione sul rispetto dei diritti umani delle persone LGBT nel mondo. Sulla questione cecena si sono susseguiti appelli nei confronti delle diplomazie italiane ed europee che, devo dire, non sempre hanno avuto
anzi non hanno avuto fino ad oggi grandissimo ascolto dalle massime cariche, ma che hanno trovato comunque sponde molto importanti all'interno del Ministero degli Affari Esteri italiano. Ecco, non direi tanto dell'attuale titolare del Dicastero, visto che sembra un po' più propenso a consegnare i dissidenti ai paesi autoritari invece di fare l'esatto opposto. È stato l'anno in cui siamo riusciti a portare in Parlamento un dibattito sulla questione cecena, perché l'arresto di Yulia, insomma, è l'indice di una situazione russa particolarmente, come dire, interessante per quanto riguarda l'orribile evoluzione che ha avuto la strage di diritto, che viene denunciata da quasi un ventennio dagli stessi radicali. La Cecenia è un paese che ha attraversato due guerre, è un paese che ha attraversato genocidi, che ha avuto denunce inascoltate dalla comunità internazionale, che non poteva che concretizzarsi in una nuova forma, una nuova metamorfosi del male, che ha portato a quanto abbiamo potuto osservare, a quanto sta accadendo ancora alla comunità LGBT e quanto continua ad accadere a una serie di minoranze che sono presenti in Cecenia. E noi quest'anno, dopo le iniziative dei parlamentari europei radicali, dei parlamentari radicali che hanno portato nelle aule di Parlamento la violazione dei diritti umani in Cecenia, siamo riusciti, attraverso un'azione di autofinanziamento tra l'altro, che ha permesso di coprire quasi tutte le spese, della presenza in Italia di Igor Kochetkov del Russian LGBT Network, che è stato ascoltato insieme a Yuri nelle commissioni di diritti umani di Camera e Senato e che ha riscosso l'interessamento del nostro Parlamento, che almeno o meglio delle commissioni di diritti umani di Camera e Senato, che hanno mostrato la loro volontà verso l'approvazione di documenti di indirizzo che diano quantomeno alla comunità internazionale la prima vera forma di presa di posizione per quanto riguarda la crisi cecena. Impegno che deve ancora concretizzarsi e noi ci auguriamo si faccia presto, sia alla Camera sia al Senato, visto che ormai siamo agli sgoccioli di questa legislatura e appunto siamo agli sgoccioli di una diciassettesima legislatura che lascia pensare a uno scenario elettorale particolarmente turbolento. Io mi auguro che nel corso di queste elezioni Certi Diritti riesca a partecipare, come abbiamo sempre fatto nel corso delle competizioni elettorali negli anni passati, attraverso la proposta di sottoscrizione di carte di impegno, attraverso il dialogo con tutti i movimenti, con tutti i partiti, liste. Mi auguro anche che quest'anno possa essere anche l'occasione per le persone che animano il lavoro di Certi Diritti di avere una partecipazione in prima persona all'interno di qualsiasi lista, all'interno di qualsiasi schieramento, dietro qualsiasi colore, affinché possano essere portate in maniera visibile e in maniera prorompente i temi che continuiamo ad affrontare, temi che continuiamo ad affrontare e che sono sempre di più una chiave di lettura scardinante per quanto riguarda il confronto tra il fronte aperto e il fronte chiuso che sta cambiando la politica, non solo italiana, ma globale. Ecco, probabilmente lo sforzo che dobbiamo fare, che dobbiamo portare anche le associazioni a fare, è riuscire a proiettarci in un'ottica in cui, ecco, le insinuazioni contro le ONG che salvano i migranti non sono più, ecco, la politica che tira la giacchetta all'elettorato conservatore, o le manovre securitarie non sono più, come dire, strizzare l'occhio all'elettorato anziano che ha paura di uscire di casa per partecipare, e inserire, e giù arrivo ai nostri temi, all'interno delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, il gender, non delegittimandolo, non negandone ufficialmente l'esistenza, non vuole più dire, come dire, strizzare l'occhio
al curato di campagna di turno, oppure andare a, col cappello in mano dall'elettorato cattolico, ma vuol dire a tutti gli effetti cedere il passo all'unico vero movimento realmente transnazionale, realmente vasto, che è quello del fronte chiuso che sta minacciando la democrazia e il rispetto dei diritti umani in tutto, in tutta Europa e progressivamente, e come abbiamo visto da tanti anni in tanti paesi del mondo. Ed è chiaramente una questione di metodo politico, è una questione di superamento dei temi di cui si può o non si può parlare, è una questione di superamento delle vecchie pose, delle vecchie posizioni della politica tradizionale così come la conosciamo, ed è un tentativo che noi cerchiamo di fare con delle note di metodo non indifferenti. Noi per esempio anche quest'anno siamo riusciti a partecipare a livello di corpi dei trattati ONU, di comitati dei trattati ONU alla discussione sui temi dei diritti umani. Noi avevamo iniziato nel 2014 ad esempio con la partecipazione alla revisione periodica universale, che ci ha portato a una serie di reprimende nei confronti dell'Italia, peraltro su punti che erano stati evidenziati proprio dal rapporto che Certi Diritti aveva coordinato con altre organizzazioni. Quest'anno, nel 2017, è stata la volta della partecipazione alla 119esima sessione del Comitato per i Diritti Umani, che ha portato ad altre raccomandazioni sul fronte del matrimonio egualitario, sul fronte delle norme antidiscriminatorie, sul fronte dei diritti umani delle persone intersex. Non ci abbiamo partecipato, sempre nel 2017 è stata la volta della revisione dell'Italia all'asilo, al Comitato per i Diritti della Donna, che ha portato ad altre reprimende sulla questione delle persone intersex, sulla questione della salute riproduttiva e delle libertà sessuali delle donne. E siamo arrivati a questa settimana in cui l'Italia è stata posta sotto la lente di ingrandimento del Comitato contro la tortura nella sua 62esima sessione, e che ci ha riportati a presentare altre documentazioni, altre prove di come la violazione della libertà sessuale della persona, della sfera più intima della persona, si possa trasformare in vera e propria tortura, in vera e propria violenza sui corpi delle persone. Abbiamo evidenziato la questione delle terapie riparative sui minori, abbiamo evidenziato la questione intersex ancora una volta, configurandola come forma di tortura sui corpi delle persone. Abbiamo evidenziato la questione delle persone transessuali, gay e lesbiche all'interno delle carceri, la questione della mancanza del diritto all'affettività, e chiaramente attenderemo risposte su questo e da altro da parte del governo, che verrà chiamato a rispondere appunto in sede ONU di queste questioni. Questo, quello dei rapporti, quello della segnalazione delle ONG ai governi dei vari punti di violazione dei diritti umani, è un metodo virtuoso. È un metodo virtuoso che è stato anche quest'anno, tra l'altro, sottolineato da un rapporto molto interessante di ILGA e varie ARP, che hanno evidenziato i successi a livello globale delle revisioni dei singoli paesi, dei vari comitati del processo di UPR. E questo è un metodo che noi vogliamo conservare, che vogliamo difendere, che vogliamo animare e che, come detto, rappresenta una nota importante delle diverse modalità di agire da parte del fronte aperto e del fronte chiuso. Io vi sfido, ad esempio, a trovare in una di queste occasioni un documento come quello che noi presentiamo, di fatti, di dati, di statistiche, di dati di fatto, da parte, ad esempio, del fronte dei no gender. È un metodo diverso, un metodo che ci porta a voler mettere sul tavolo dati verificati, dati che riguardano i corpi delle persone, le umiliazioni e le violenze che devono subire. Quindi noi ci troviamo a confrontarci con questo fronte chiuso che si appoggia sulle spalle delle grandi teocrazie, delle grandi dittature, che riesce spesso e volentieri a dirottare in una direzione illiberale, liberticida, i voti dell'Assemblea Generale dell'ONU. Basta ricordare i vari attentati alla nuova figura dell'esperto indipendente ONU sui diritti LGBT che ci sono stati in Assemblea Generale
a New York, basta pensare a tante altre posizioni che nel corso degli anni si sono ripetute e che minano dietro le quinte, che vengono presidiati da questi comitati trasversali per la difesa dei valori familiari, ad esempio, che vedono la grande leadership degli Stati Uniti e Russia, che continuano a raccogliere consensi, appunto, tra quei paesi che utilizzano le libertà sessuali come, o meglio, la negazione delle libertà sessuali come strumento di repressione. E anche quest'anno, appunto, è stato un anno nefasto per quanto riguarda questo fronte. Abbiamo iniziato l'anno radicale con la notizia del Gambia, del Chad, che ha criminalizzato l'omosessualità e che quindi dopo tanto tempo ha invertito un trend positivo di diminuzione dei paesi che praticano la criminalizzazione dell'omosessualità. È stato l'anno della Cecenia, è stato l'anno in cui continua l'applicazione delle leggi liberticide russe, è stato l'anno delle continue repressioni degli omosessuali in Egitto secondo la legge sulla dissolutezza e tra l'altro è notizia della scorsa settimana che è stato presentato un disegno di legge che vuole invece criminalizzare direttamente l'omosessualità e dunque abbandonare questo sistema un po' subdolo della dissolutezza per minare i diritti delle persone LGBT in Egitto. La Tanzania si sta cercando di importare il metodo dei contenziosi strategici, il metodo che noi conosciamo bene con Affermazione Civile. Lo si sta facendo sul fronte della prevenzione dell'HIV, per esempio, cercando di scalfire quelle norme che in Tanzania, per esempio, impediscono la vendita di lubrificante, che inciderebbe al sesso tra uomini. Si sta cercando di scalfire quel sistema che ha completamente rimosso i programmi di prevenzione dell'HIV dalle iniziative autorizzate dal governo della Tanzania, da parte delle ONG internazionali. E quindi si stava cercando, nelle organizzazioni, nei consessi in cui si cerca di discutere di iniziative legali tra avvocati, difese, così capita che entri la polizia tanzana e che arresti tutti avvocati, assistiti, dirigenti di associazioni, che quindi venga negato non solo il diritto alla difesa, il diritto a far valere davanti alle corti i propri diritti. Non parliamo di quanto avviene nel sud-est asiatico, in tanti altri paesi dove appunto siamo ancora estremamente lontani da una concreta, quantomeno affermazione del diritto all'esistenza delle persone LGBT. E mi sono dimenticato della questione del diritto di famiglia, e anzi è meglio metterla in un suo spazio a parte proprio per l'importanza che continua e deve continuare ad avere nell'operato della nostra associazione. È stato l'anno di buone notizie, approvazione del matrimonio egualitario in Germania, di conseguenza l'ufficiale declassamento delle unioni civili da modello alla tedesca a, immagino, modello alla croata, con tutto il rispetto chiaramente per la Croazia. Ma ecco, sul fronte dei paesi europei continuiamo ad essere fanalino di coda e a vedere superati i modelli che noi abbiamo sposato con grande entusiasmo. Ne parlavamo solamente ieri. È stato l'anno del referendum in Australia, che deve comunque portare a una effettiva discussione della legge sul matrimonio egualitario. E sul nostro fronte interno è stato un altro anno molto ricco per quanto riguarda la giurisprudenza. L'anno è iniziato con il discorso del Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Ganzo, che ha parlato proprio della missione della Corte di Cassazione di voler continuare a difendere l'interesse superiore del minore attraverso la giurisprudenza per quanto riguarda la questione delle adozioni. E è stato l'anno di altre sentenze sempre sulla filiazione per quanto riguarda il primo rapporto di paternità di due genitori che hanno avuto un figlio con la gestazione per altro. Insomma, non si è fermato nulla, ha continuato a rimanere ferma la politica. Ha continuato a rimanere ferma la politica, tra l'altro, arrestandosi su un dibattito meramente politico, ormai puramente inutile,
anzi il dibattitino sulla step child adoption. E quindi è molto importante ribadire quelle che sono le nostre intenzioni, quelle di continuare a cercare di scalfire un apparato normativo altamente discriminatorio attraverso le disobbedienze, chiamiamole così, dei nostri, delle nostre coppie di affermazione civile. È importante ripartire da quanto si è detto ieri nel corso della conferenza precongressuale, abbracciando appieno quello che è l'obiettivo di Famiglia Arcobaleno, che appunto cerca di scrollarsi di dosso il dibattitino sulla step child adoption e pone la questione su un livello ancora più alto, che è quello del riconoscimento automatico alla nascita e della estensione della responsabilità genitoriale alla, alla nascita. E noi dobbiamo farlo veramente con gli strumenti adatti. Ora, abbiamo parlato del fondo sulle, sulle cause pilota negli anni passati e continueremo a parlare anche in questo congresso, perché verrà presentato un aggiornamento del regolamento del fondo per renderlo effettivamente effettivo. Io sono consapevole del ritardo che c'è stato su questo fronte, lo dico per anticipare il dibattito che sicuramente ci sarà, ma ecco, a fronte del fondo che abbiamo, che siamo riusciti a mettere su nel corso di questi anni, che nasce da un gesto di generosità e di fiducia nei confronti della nostra associazione, perché per dirvi, capita che ad esempio una coppia decida di devolvere il proprio risarcimento in Corte Europea dei Diritti Umani sulla sentenza di condanna nei confronti dell'Italia alla nostra associazione per fare questa iniziativa. Ecco, io a fronte di questa generosità vorrei, ecco, credo sia opportuno e anzi estremamente necessario rispondere con il massimo della progettualità politica, con il massimo dello studio delle iniziative che vogliamo portare avanti, e penso che in questa direzione ci siamo e penso che questo sia effettivamente l'anno per rendere assolutamente operativo questo, questo strumento di lotta politica. È stato, per citare altre iniziative, tanto mi scuso, stavo per dimenticare, è stato l'anno della, dell'attuazione della mozione particolare sulla sul pinkwashing, e attraverso il lavoro diciamo congiunto tra Milano e Roma siamo riusciti a promuovere, anche grazie a tanti amici, io vorrei citare Sharon Nizza, che con Yuri Guagliana, con Dario, con il sottoscritto e con altri amici della Nazione israeliana, ci hanno aiutato a, a portare avanti questa importante iniziativa di confronto transnazionale sulle buone pratiche, e saranno sicuramente questioni che affronteremo nel corso del congresso. Abbiamo parlato di immigrazione, di politiche di accoglienza per gli LGBT, abbiamo parlato di buone pratiche a livello comunale per quanto riguarda appunto la sfera delle libertà sessuali, dell'uguaglianza e delle varie opportunità. Abbiamo affrontato tanti temi, tra l'altro vi consiglio assolutamente di recuperare il materiale che è stato ripreso da Radio Radicale, perché è stato è di sicuro, ecco, la base per un lavoro non solo con quelle persone che abbiamo contato per quell'iniziativa, ma la base per ripetere insomma questo scambio di buone pratiche internazionali il più possibile nel corso dei prossimi anni. A proposito di Radio Radicale, che vorrei ringraziare nuovamente non solo per la ripresa di questo congresso, ma anche per lo spazio che continua a darci ogni settimana con Fuori di Pagina, con la rassegna stampa dell'Associazione Radicale Centri Libri, che ve lo ricordo per il del martedì alle 23.30, continua ad essere uno spazio di informazione, come ce ne sono pochissimi nel panorama dei media italiano, dando una visione complessiva sulla situazione dei diritti umani, delle libertà sessuali, dei diritti civili in Italia e non solo. E quindi credo sia, anzi è assolutamente necessario ringraziare il direttore Alessio Falcone per la disponibilità e per gli spazi che anche quest'anno ci ha garantito con Fuori di Pagina. Ecco, io penso di aver
di aver affrontato un po' tutti i temi che volevo affrontare nel corso di questa mia relazione. Poi chiaramente le occasioni di approfondimento sulle singole questioni saranno numerosissime nel corso del congresso. Ci sarà il dibattito generale nel corso del quale poi magari sicuramente potremmo integrare alcune questioni. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e vi auguro un ottimo congresso. Grazie.